Lo sviluppo sostenibile è al centro di ogni programma, di ogni iniziativa, non soltanto dell'Europa ma anche dell'amministrazione comunale. È un criterio che guida e informa qualsiasi progetto dovrà essere finanziato, attuato, pianificato, programmato e finanziato sia con il bilancio ordinario, soprattutto con le risorse che provengono dall'Europa e che vengono gestite sia dalla regione che dai programmi nazionali. In tema mobilità, per esempio, noi adesso conformemente a quelle che sono le linee guida nazionali ed europee, attueremo una serie di programmi di investimento al fine di dotare l'ATM di mezzi elettrici al fine di ridurre l'impatto ambientale, così come sull'agenda digitale stiamo avviando e rimodulando dei programmi al fine di gestire in remoto tutta quella che è una serie di servizi pubblici essenziali per controllare anche le soglie di inquinamento non soltanto atmosferico ma anche elettromagnetico, che sembra sia ad una soglia abbastanza preoccupante nelle nostre città. Per cui qualsiasi programma e progetto deve innanzitutto guardare a quello che è lo sviluppo, lo sostenibile, e a tenere bassa la soglia degli agenti inquinanti, che in Sicilia sembrano ormai arrivare ad un parametro abbastanza preoccupante.